Buongiorno a tutti, oggi presentiamo un tour virtuale degli scavi della Regio Quinta, i nuovi scavi che ci hanno visto impegnati negli ultimi 2 anni e che hanno portato alla luce un pezzo straordinario di Pompei, una strada, vicolo dei balconi e delle case sui due lati, in particolare la casa col giardino su cui stiamo planando in questo momento e la casa di Orione su cui ci soffermeremo in un secondo momento, e che hanno restituito uno spaccato straordinario della vita quotidiana di questa città. Grazie a tutti gli archeologi, gli architetti, gli ingegneri, gli informatici che hanno lavorato qui con noi in maniera instancabile e hanno permesso di documentare questo patrimonio straordinario in una maniera tecnologicamente molto avanzata, a partire dai droni, le cui immagini appunto sono state usate per montare questo video che vi offriamo in esclusiva. La casa del giardino è una casa che abbiamo chiamato in questa maniera proprio perché la prima ambiente molto grande che venne alla luce si rivelò essere un giardino, di cui abbiamo potuto scavare anche tutte le delimitazioni in aiuole, fare dei calchi delle radici delle piante che lì vi erano piantate, e quindi i nostri paleobotanici hanno recuperato tutta la documentazione per studiare il giardino, capire che cosa era piantato in questo giardino, come era articolato, e quindi ci sarà la possibilità di ripristinarlo in maniera filologicamente corretta. Un portico si affacciava sul giardino con delle immagini nel quarto stile pompeiano, e in particolare uno zoccolo nero, tra l'altro, che imitava un giardino, e l'illusione qui si affiancava alla percezione reale della natura. E poi sul portico una serie di ambienti di rappresentanza, fra cui un grande triclinio decorato da bellissime pitture in quarto stile con pannelli rossi e gialli alternati, e pitture che richiamano miti legati all'amore: da un lato Venere e Adone, dall'altro lato una Venere pescatrice, e ancora poi sull'altra parete Eracle e Onfale. Ma la casa ha restituito anche gli ambienti della vita di tutti i giorni, le cucine, le latrine, proprio perché è una casa che era intensamente vissuta in quel momento dell'eruzione. Qui sono state ritrovate ben 11 vittime, che tra l'altro si erano rifugiate tutte in un ambiente della casa, e erano donne e bambine soprattutto, che appunto si erano attardate in casa. Probabilmente gli elementi maschili della famiglia erano usciti a cercare eventuali vie di scampo per tutti, ma rifugiatosi in una stanza hanno atteso qui le ultime ore dell'eruzione, e probabilmente sono poi morti con i flussi piroclastici che sono arrivati dopo le 18 ore di pioggia di lapilli. La casa presenta un atrio, tra l'altro non canonico, non è un atrio toscanico, non è, perché era molto probabilmente coperto, ma l'atrio diventa, come nelle altre case, la stanza principale di disimpegno su cui si affacciano tutta una serie di ambienti, da ambienti di servizio ad ambienti per il riposo notturno e il riposo diurno. Una casa piccola, tutto sommato, quindi pertinente probabilmente ad una non alle elite pompeiane, a quella che potremmo definire una classe media in maniera molto generica, ma come spesso a Pompei anche queste case più piccole hanno delle pitture di grande livello, e soprattutto restituiscono tesori sia negli oggetti di arredo sia appunto negli elementi più piccoli della vita quotidiana. La Regio Quinta si affaccia sulla Via di Nola, e qui vedete una bella veduta dall'alto, Via di Nola, che era una delle grandi arterie di Pompei, che correva parallela a Via dell'Abbondanza e che era una delle strade di traffico, di commercio più significativa di Pompei. Qui si affacciavano infatti una serie di botteghe, di attività commerciali di ogni genere. Accanto alla casa del giardino c'era una fullonica, ma tutti quegli ambienti tipici della vita quotidiana. Qui invece entriamo nella casa che è di fronte alla casa del giardino, dall'altro lato del vicolo dei balconi, la casa che abbiamo chiamato di Orione per i due mosaici bellissimi che si sono conservati in due degli ambienti della casa. È una casa straordinaria da tanti punti di vista, perché in questa casa si sono conservati gli arredi
più antichi. La decorazione di primo stile, come vedete in queste immagini dell'atrio, pannelli in stucco di vari colori che imitavano marmi colorati, adeguando la casa al lusso della corte tolemaica, della corte egiziana. Per esempio, alcune di questi pannelli in stucco imitano marmi tipici della zona, appunto, di Alessandria, dell'Egitto. E poi ci fanno capire quali sono i modelli a cui si attinge in questo momento. Anche questa è una casa tutto sommato di piccola, di non grandi spazi, ma che ha restituito dei veri e propri capolavori, come per esempio questo mosaico, che ha dato il nome alla casa, di Orione, che mostra uno dei miti meno noti iconograficamente nel mondo antico, ovviamente non solo a Pompei, ma che doveva essere di grande significato. Anche questo probabilmente, sia l'iconografia, credo addirittura lo stesso mosaico, potrebbe venire dal Mediterraneo orientale, dall'Egitto. C'è un cobra in primo piano che simbolizza la terra, da cui viene fuori lo scorpione che uccide Orione, che rimanda ovviamente chiaramente all'Egitto, ma il mito è un mito di katasterismos, direbbero i greci, cioè narra le metamorfosi, la trasformazione in stella dell'eroe Orione, un eroe greco che viene appunto trasformato nella costellazione che ancora oggi vediamo. E il padrone di casa doveva essere probabilmente molto attratto da questo mito, se lo ripete in due ambienti diversi in cui si rappresentano due scene diverse del mito. Una piccola casa che diventa uno scrigno straordinario di opere d'arte.